una specie di patto che si viene a creare, no? Cioè un dispositivo che viene da un patto. Allora, sicuramente c'è un lavoro lungo, nel senso che per esempio la storia di Veronica, cioè dell'infermiera che sta con Alberto, quel signore che ha la SLA, l'abbiamo seguita da... Il loro matrimonio l'abbiamo girato noi ed era, mi pare, 5 anni e mezzo fa. Quindi il lavoro è lungo nel tempo. Però quello che succede all'inizio è che c'è una specie di rapporto dialettico, no? Nel senso che io ho bisogno di sentirmi all'interno del rapporto che viene stabilito con queste persone che stanno per diventare personaggi, che non sono soltanto io ad aver voglia di raccontare loro, no? Quindi che non sono solo io a spiarli, a guardarli, a osservarli, a cercare di capirli, ma che sono anche loro a volersi raccontare attraverso il mio lavoro, no? Cioè che io in qualche modo sto anche dando a loro l'opportunità di fare qualcosa che altrimenti non farebbero e che hanno voglia di fare. Se sento questo, allora si costituisce un patto iniziale in cui si può cominciare un percorso così lungo, avventuroso e imprevedibile anche, no? Che è quello di cercare di raccontare una storia senza avere una sceneggiatura, no? Cioè andando verso l'ignoto, no? E naturalmente poi verso l'ignoto ci si va facendo sempre delle ipotesi su cosa succede, no? Cioè sarebbe impossibile non avere delle aspettative su queste storie, no? Cioè stare lì con le braccia aperte aspettando che arrivino delle cose. Questo genere di film in realtà è il secondo film che nasce seguendo le cose mentre accadono anziché avendo una sceneggiatura che le predetermina, vengono in realtà da un fallimento in qualche modo del mio lavoro sulla sceneggiatura. Cioè il mio film precedente, Le ferie di Ligu, che era fatto in parte come questo, nasceva per esempio da una sceneggiatura, no? Cioè io stavo scrivendo una sceneggiatura, dentro quella sceneggiatura c'era un personaggio bengalese che stava in Italia, che mentre io scrivevo mi rendevo conto che non ero capace di scrivere, no? Non perché non ci fosse una trama, un personaggio, un arco narrativo, eccetera, ma perché mi rendevo conto che le cose che io avevo scritto la sera, la mattina rileggendole, non erano le cose che quel personaggio voleva fare, cioè erano cose che io lo stavo forzando a fare. E quindi mi era sembrato in quel caso che la cosa più onesta che io potessi fare era entrare all'interno della comunità bengalese e cercare un personaggio che somigliasse a quello che io volevo scrivere, così prendendo degli appunti e per poi tornare a scrivere la sceneggiatura. Così facendo, per 2 anni e 8 mesi siamo andati dietro a questo personaggio che era molto più bello di quello che io volevo scrivere, molto più vero, molto più contraddittorio, più sfaccettato, eccetera, e il film è diventato quel documentario, no? Quindi io vivo un po' il mio rapporto con la scrittura, con le sceneggiature, in un modo un po' inquieto, diciamo, un po' dialettico, no? Ho sempre la sensazione che la realtà contenga delle cose, dei privilegi che nella sceneggiatura è difficile mettere, no? Poi in realtà però per me scrivere è un bisogno, no? Anche in qualche modo anche facendo dei documentari come questi io sento sempre il bisogno un po' di... appunto di immaginare quello che succederà, quindi in qualche modo di scrivere. Tanto è vero che il montaggio che avviene, che io faccio con Marco Piccarreda, non avviene alla fine delle riprese come succede di solito, no? Non è che noi giriamo tutto il film e poi andiamo a montare, noi giriamo un inizio del film, cioè quell'inizio che viene subito dopo quel patto che vi raccontavo. Poi andiamo a montare, lì ci sembra che la storia cominci ad avere una forma, immaginiamo quello che succederà dopo e andiamo di nuovo a girare. Quello che immaginavamo non succede, accade il contrario di solito, la realtà ci porta in un'altra direzione e allora giriamo quello che accade, no? Andiamo a montare quello, e eccetera. Quindi c'è un rapporto di continua, c'è una specie di braccio di ferro, no? Che avviene con la realtà. All'interno di questo braccio di ferro c'è questo rapporto con i personaggi. In questo caso, per esempio, queste 3 persone, parlo soprattutto di 3 personaggi femminili, erano 3 persone che avevano così tanta voglia di raccontare se stesse che mi è sembrato interessante fare una cosa che nel mio film precedente non avevo fatto, e cioè lasciare parallelamente questi 2 piani del racconto. Cioè da una parte il loro racconto su di sé, e dall'altra il nostro racconto di quello che avviene, no?
che molto spesso non coincidono, no? Molto spesso ci rivelano una forbice, una distanza, no? Però mi sembrava che in questo film in particolare il racconto che queste persone fanno di sé fosse proprio necessario al racconto, nel senso che e forse era anche la chiave attraverso cui io stesso sono entrato in queste storie, perché il bisogno di raccontare delle bugie, no? Il bisogno di illuderci delle cose, no? Cioè, di avere della realtà una visione che non necessariamente è quella che gli altri vedono, no? Nella nostra realtà, è una cosa fondamentale per poterla vivere quella realtà, no? Quindi mi sembrava che tenere insieme questi due piani fosse in qualche modo necessario per raccontare quelle storie e anche importante per dare allo spettatore la possibilità di relazionarsi, no? Cioè che io fossi il narratore, ma in realtà nell'essere il narratore portassi agli spettatori la possibilità di confrontarsi direttamente con quelle storie.